artista c'è sempre. Però guardandomi intorno con quella solitudine, devo dire, l'ho vista in tante tantissime situazioni. Quindi... Quali? Anche in occasione del terremoto, no, per esempio? Sì, sì. Anche se forse ecco, con il terremoto sono venute fuori tante persone, a me personalmente, ma a tutti i cittadini, sono stati contattati da persone, anche insomma la solitudine non si è sentita molto. Però no, io parlo in generale, nel mondo credo ci sia tanta solitudine, tanto bisogno di attenzioni, tanta richiesta di attenzioni in generale. Quindi diciamo, sì, io ho sacrificato un po' l'amore, ma non è detto che, certo, che non avrei trovato solitudine senza la musica, quindi... Ma lei è egocentrica o no, a proposito della canzone di Sanremo? Sì, sono egocentrica, come ho scritto nel mio testo, sono egocentrica su un palcoscenico. Poi, come mi dicono tutti, scendi dal palcoscenico, magari sei una persona completamente diversa. Perché? Le dà una carica in più il palcoscenico, la rende diversa, la fa diversa? Sì, credo che lì esprimo quello che magari nella vita non sento di esprimere, perché sono anche una persona timida, abbastanza riservata. Invece in quella situazione dico quello che non direi mai se fossi giù dal palco. Fotografie e momenti di vita vissuta da Eddy, Simona Molinari, cantautrice, insomma il solito percorso, il consueto percorso dell'ospite di Sottovoce. I flash nelle della memoria, appunto le foto, i ricordi, le nostalgie. E dopo una canzone, per conoscere meglio Simona Molinari. Ho detto canzone, eccola anche questa notte, bella, brava, pronta, sorridente, sveglia, Giovanna Pizzari. Nel sottofinale, sottovoce vista l'ora, l'autoressa Luisa Lorelli ci spiega...